Buonasera a tutti. Il film di oggi ci conduce tra i bei prati, gli sterminati boschi dei Vosgi, una catena montuosa nel cuore dell'Europa, proprio di fronte alla selva nera tedesca e che costeggia in Alsazia, nell'Alsazia francese, la grande piana del Reno, ricca di vigneti. È un territorio veramente fiabesco per la natura splendida che vi incontreremo. E in questa cornice non poteva che avvenire, che succedere una storia altrettanto fiabesca come quella avvenuta 1400 anni fa, all'inizio del Medioevo europeo. Immaginate un giorno d'estate, molto caldo, un vecchio si inerpica su queste cime montuose e boscose per avvicinarsi a un santuario e pregare Dio perché ridia la vista al figlio cieco. È stanco, accaldato, si appoggia ad una roccia e improvvisamente si vede accanto una ragazzina molto bella che, a cui svela, dice la ragione del suo viaggio. La ragazzina improvvisamente fa scaturire dalla roccia con un gesto un bel filo d'acqua fresca e si sente una voce: gli occhi di tuo figlio ora sono limpidi come quest'acqua. Cosa era successo? Il vecchio, secondo la leggenda, aveva incontrato Odile, la futura santa Odilia, una santa a cui ancora oggi in Francia si deve molta devozione. Era una ragazzina nata cieca, gracile, che aveva dovuto subire le angherie di un padre crudele che la voleva uccidere. Con l'aiuto della madre era scappata sulla montagna e in mezzo a questo paesaggio straordinario aveva miracolosamente riacquistato la vista. Ritornata in famiglia, era stata naturalmente assediata dai pretendenti per la sua ritrovata bellezza, ma non ne aveva voluto sapere. Suscitando di nuovo le ire del padre, aveva voluto scappare per ritornare a chiudersi in un convento, in realtà in mezzo al verde e ai boschi di questa regione, di questa natura. Io credo che sia bello pensare che i fiori, i bei colori che vedremo tra poco nel film, sono gli stessi che hanno illuminato la vista di Odile e che le hanno fatto venire tanti bei desideri di bontà e di santità. Gli Alti Vosgi nell'Alsazia meridionale, una catena di monti boscosi formata da antica roccia cristallina, una struttura varia di valli profonde e dorsi allungati che si ergono fino a 1400 metri tra l'Alto Reno e la Lorena francese. Per molti è solo un'immagine riflessa della foresta nera, ma è di più di questa, più selvaggia, primitiva, solitaria. D'aprile si accoppiano i galli cedroni. Devono intimidire i rivali e attirare le femmine facendosi notare, pavoneggiandosi, mettendo in evidenza la propria forza. Un accoppiamento questo dei galli cedroni che si svolge con un rituale non comune alle altre specie di uccelli. Thank you.
non sembra tanto facile attirare l'attenzione delle femmine. Eccone una che raccoglie qua e là con indifferenza alcuni boccioli di faggio, pur tenendo il maschio bene sotto controllo. Questi, appena si avvicina, spicca un salto. Ogni gallo si accoppia nel territorio nel quale resterà anche negli anni a venire. Ma c'è un rivale al limite del suo territorio. Un tale incontro è molto raro e si svolge secondo regole ben precise. All'inizio tutto sembra pro forma. Vogliono soltanto mettersi in mostra, incutersi rispetto e timore, un breve attacco apparente e una rapida ritirata. A questo punto il più debole avrebbe ancora la possibilità di allontanarsi illeso dal campo di battaglia. Ma i due impavidi non retrocedono. Inizia così la lotta, non più simulata. Ormai l'unica salvezza è la fuga. Ecco i narcisi gialli, primo segnale della primavera. Qui nei Vosgi crescono ancora spontaneamente e ricoprono i pendii con un mare di fiori. Quanti fiori tessono questo tappeto che ricopre i prati dalle valli fino alle vette. Sono cresciuti vigorosamente e in modo sorprendentemente rapido. L'acqua scorre tutt'intorno abbondantemente. Osservando i fiori non si può capire quanto siano velenosi, non per chi raccoglie il nettare certamente, ma per chi osasse mangiarli. L'immagine della primavera inganna. Ciò che fiorisce ad aprile dovrà essere coriaceo e resistente. L'inverno non è stato ancora cacciato dalle montagne.
Il disgelo, lo spazzino delle montagne. Un concerto in cui la musica è data dall'acqua. È solo alla fine di maggio che si affacciano le prime foglie di faggio, tenere e sensibili al gelo. Inizialmente si trova solo qualche macchia di verde qua e là. Tuttavia, ben presto se ne potranno contare di più. Giornate limpide e fresche in cui tutto si risveglia e si tende verso la luce. La primavera risale nuovamente i monti. La rara viola pennata, preziosa e anche bella, migrata millenni fa dalle Alpi. La forma del fiore rivela la parentela con la violetta tricolore. Viola o giallo, entrambi possibili. C'è solo una barriera che la primavera non ha superato, le cime sopra i ripidi pendii dei ghiacciai dell'era glaciale. I faggi di montagna sono in attesa, piegati dal peso della neve, scompigliati dal vento. Ma anche qui c'è già nuova vita.
Le giovani volpi sono più tranquille davanti alla tana, si riposano, si godono la luce e il calore. Questo è il quinto di una cucciolata. Non è che abbia le idee proprio chiare su dove andare. Nel dubbio rimane dove si trova. Il sesto è affaccendato. È piacevole e anche utile grattarsi. E allora, a chi va di giocare? Ecco un compagno di giochi. Imparano giocando ed esplorando. Una piccola zolla di terra fa la parte di un topo. È meglio giocare in due. Gli spettatori ci sono sempre. La febbre del gioco è scoppiata anche nella tana. Chi rimane solo si contenta anche di un piccolo sasso. E chi vuole restarsene in pace può farlo. La pulsatilla alpina è in piena fioritura alla fine di maggio, un'anemone con fitta peluria bianca. È raro e rigorosamente protetto. Le uniche zone da cui proviene sono i prati montani più alti. Lì vive gradevolmente. Un mare di fiori bianchi.
Ormai l'inverno è finito ovunque. Le pulsatille sono più belle quando sfioriscono. Quando i semi sono maturi, il vento soffia via le strutture piumose. La parte sferica che contiene i semi diventa sempre più tonda e il vento dissemina le pulsatille sempre più facilmente. Introdotti nel 1955 dalla Foresta Nera, i camusci sono tornati nei Vosgi. Ad essi piace salire in alto. Il loro luogo preferito è sotto le vette, sui pendii rocciosi e in fredde conche formatesi da antichi ghiacciai. Non si tratta di giovani animali svagati, bensì di femmine già in età adulta che dovrebbero essere accanto ai loro piccoli. Invece si scatenano rincorrendosi e compiendo le capriole più bizzarre. Anche se tutto sembra essere così divertente, si tratta invece di dispute per stabilire il rango tra le femmine del capriolo. Il pelo dorsale arruffato, la bocca aperta e minacciosa lo dimostrano. Di più non accade, non si mordono, non si scontrano, si pavoneggiano soltanto, si rincorrono e sono i salti che determinano il rango. Questa lotta è importante per le femmine per il rispetto di cui godranno nel futuro nel branco e per i maschi per la conquista del territorio. I più piccoli, i caprioletti, vanno ancora all'asilo. Le madri li lasciano spesso in custodia alle femmine più anziane. Queste vanno avanti cautamente. Ma come porre un freno alla baldanza dei caprioletti?
La meta di tutti è una conca con calle, gerani e farfaracci. I caprioli ne sono ghiotti. Forse le anziane possono accudire solo un certo numero di frugoletti. Infatti, alcune femmine guidano da sole il proprio piccolo e talvolta si prendono cura di un secondo caprioletto. I piccoli mangiano l'erba e i fiori, imparano a conoscere ciò che è buono. Il gioco è la loro attività preferita. All'inizio dell'estate la neve ristagna ancora nelle conche ombrose dei pendii di nord-est. I caprioletti si trovano lì. All'età di 2 mesi ogni movimento è una gioia. È un continuo sfrenato scatenarsi. Poteva andare anche male. Erbe, fiori, colori, forme, profumi e il ronzio degli insetti. Tanti fiori intrecciati tutti uno all'altro, ma ognuno unico nel suo genere. Fiori blu-violetti su spighe leggere. La Phyteuma spigata sul prato montano, una pianta della famiglia delle campanulacee. Predilige i suoli umidi. È diventata più rara negli ultimi decenni. Il suo debole veleno la protegge dai nemici che la potrebbero mangiare, ma non dall'uomo che la coglie. Ogni fiore ha quasi la forma di una sfera. Un fiore, una tavola riccamente imbandita di polline e nettare. Gli ospiti banchettano in modi diversi. Le sirfidi leccano il dolce succo dai calici del fiore. E dopo pranzo le cure per il corpo. Vi sono anche i fuchi. Avanzano osservando con interesse. Sembrano piccoli mostri. Cosa deve sopportare un fiore? Le farfalle succhiano delicatamente il nettare. La loro proboscide può raggiungere le fonti più nascoste.
Ecco l'Alchimilla in umide conche sorgive. Gocce in fila sul bordo della foglia, un nastro argenteo nato nella notte dalla stessa pianta. Verso il centro, minuscole sfere di rugiada lucente. Sono piene di vita. Una goccia, un microcosmo, un mondo dalla vita breve che il sole può distruggere rapidamente. Una danza di migliaia di gocce, un balletto senza spettatori. Scivoliamo in un verde luminoso attraverso un bosco a colonne di felce aquilina. Gli steli delle foglie si ergono verso il cielo e tuttavia sono solamente il piano più basso della vita nella foresta conifera. Sono stati sempre qui da migliaia di anni. Una fascia verde scura di abeti abbraccia le valli, si arrampica sui pendii finché prevale il faggio. Sopporta meglio il freddo. Il bosco di faggi ricopriva anche le vette di queste montagne finché l'uomo non creò i pascoli alpini. Nel versante di nord-est dei Vosgi, i faggi sono sostituiti dagli abeti rossi, molto resistenti alle correnti fredde. Un tronco che non finisce mai, sale per 50 metri verso il cielo, verso la luce, un manto di rami sempre verde, un abete. Avranno i nostri figli la possibilità di conoscerli. Un bosco di abeti. Molti sono malati. Tutto ciò che vive nel bosco è in pericolo per le piogge acide. La barba di becco, una strana forma di vita cresciuta in mezzo secolo, delicata, a filigrana e molto sensibile. Anche lei morrà. Ovunque volino insetti, i ragni tessono le loro ragnatele.
la foresta di abeti, quindi anche l'adenostile, cespuglio a foglie larghe dei terreni impregnati d'acqua. I fiori ricchi di nettare attirano le farfalle. Una farfalla chiamata la piccola volpe. Le farfalle ci sono ancora nei boschi, addirittura la rara apatura. Le sue ali risplendono a secondo della luce solare di un colore bruno o violetto. Le nozze del pieride del biancospino. Alcuni secoli fa si trovava ovunque, oggi è raro. Anche il muschio chiamato acquatico popola la foresta di abeti. Si sente a suo agio sulle pareti delle rocce dei pendii settentrionali. Un ambiente continuamente freddo e ombroso. Soltanto di mattina penetrano i raggi del sole attraverso le chiome degli alberi, indispensabili per la sopravvivenza delle felci. Dove c'è umidità si trova la salamandra maculata. Ha bisogno di umidità anche la lunaria, una poligalacea dall'odore dolce e narcotizzante, emanato specialmente di sera dai fiori. Non si trovano ovunque così tante fioriture. La foresta si dirada sui ripidi pendii meridionali perché il suolo è surriscaldato dal sole. Ma è contento un uccello, il passero scopaiolo. In questo momento si occupa delle pulizie mattutine. Poi si guarda attorno e cinguetta felice in un posto qualsiasi dei boschi montani degli Alti Vosgi.